Ando Usini poi scarica questo suo violento destro. È un brutto incontro, ma non per colpa di Silvano Usini. Il nostro pugile tenta di fare il possibile per dare un tasso tecnico adeguato al suo incontro. Ora c'è un taglio profondo, si lamenta Simiz, ma la colpa è tutta sua. Perlomeno questo è il nostro giudizio, non abbiamo visto l'episodio. Ora Logist interviene a tamponare il sangue. Sì, si può continuare. E dopo ho detto al medico, è stato molto chiaro, Logist ha invitato il medico a intervenire nell'intervallo. Da proseguire ora. Ma non diamo alcuna responsabilità a Silvano Usini del taglio all'arcata sopraccigliare sinistra di Simiz. E che il pugilato scorretto del serbo ha causato a lui stesso il danno che avrebbe invece potuto causare al proprio avversario. Perde ancora sangue Simiz. Non è evidentemente un punto pericoloso, non abbiamo ancora visto con l'immagine ravvicinata, altrimenti Logist avrebbe provveduto a interrompere il combattimento. La maschera di sangue Simiz. Ora è da vedere, e termina intanto la decima ripresa, sempre per Usini. È da vedere ora se i secondi all'angolo riusciranno a sistemare questo taglio. Viene invitato il medico proprio dal secondo di Simiz, e vediamo. Arriva il medico, il dottor Cupelli, e vediamo, abbiamo visto un tentennare di testa da parte del maestro di Simiz. Arriva anche l'arbitro a controllare i due tagli. Cupelli si consulta con l'arbitro, sembra che non si possa continuare. Vediamo. No, si continua. No, si continua perché vediamo intervenire con le classiche e magiche boccettine. Diciamo magiche perché... No, rimane a sedere Simiz e l'arbitro ha fatto un gesto. Ha interrotto l'incontro? Eh sì, ha interrotto l'incontro l'arbitro. Ha interrotto l'incontro e noi abbiamo visto intervenire sulle due arcate di Simiz, pensando ad un tentativo di rimettere a posto i tagli. Vedete, ma in effetti i secondi stanno lavorando proprio per evitare danni superiori, intanto per chiudere intanto la ferita. Ora vediamo quello che succede. No, interrotto il combattimento. Ma una procedura un pochino atipica questa, con l'addetto alle ferite di Simiz che continua imperterrito a mettere a posto gli occhi del suo pugile, che potrebbe essere pronto per combattere. No, è pronto soltanto invece per il verdetto, un verdetto che vede l'abbandono per ferita di Simiz all'inizio della undicesima ripresa. Ora attendiamo il verdetto. Prima di chiudere il collegamento, siamo in leggero ritardo. Anzi, preghiamo Cotena e gli organizzatori di sollecitare il verdetto. Ecco, viene consegnata la cintura da parte di Leopoldo Cheffallo a Silvano Usini. Un verdetto atipico questo, ecco qui l'arbitro Logist che alza ufficialmente il braccio a Usini, e sentiamo il verdetto a inizio infatti della undicesima ripresa. Vittoria per intervento medico di Silvano Usini. Allora, con il nostro pugile 24enne di Crema, nuovo campione intercontinentale della WBC, è tutto da Samango d'Aquino. Signore e signori, grazie dell'ascolto, a voi tutti la più cordiale buonanotte.